Ale! Sono l'unico che intende vestito da 15 anni. Ciao! Ciao a Roma! Le verrà l'intossicazione da smog. Ma no! Ciao! Perché ti fermi? Perché mi fermi? Perché ti fermi? Siamo a Roma! Si vede! C'è traffico! Naturalmente noi veniamo a Roma e piove. Piove, a grotte nevica. A grotte nevica, ma quando torneremo io sono senza catene, ho le termine, speriamo bene. Oddio, non riesco a casa, troppo lontano, troppo corto. Piano piano torneremo a casa. Andiamo a fare i regali di Natale. Ma la cosa bella, sì, quelli però, che sono rimasti. La cosa bella è che rispetto a quando stiamo a grotte a casa, cioè io sto così col telefono, siamo passati davanti a due gruppi di persone, non ci hanno proprio cagato. Sì, di no, no, qualche no, qualcuno di una certa età ci ha fregato. Però non me ne frega niente, è una cosa normale. Non giro col telefono così. Cucù. Sette, andiamo a finire i regali di Natale, piove, pioviccica, per culo che sa, pioviccica. Accendi la candela, culo che sa. Ok, andiamo a fare sti regali di Natale. Oggi pomeriggio andiamo al centro commerciale a finire i regali di Natale, sempre. Vabbè, a dopo. Ciao. Siamo tornati a casa. Io sono stanco. Adesso pranziamo, abbiamo fatto compere. Ma me devo riposare. Abbiamo fatto compere. Ma faremo un video a parte e niente. E stasera mangiamo sushi. Sushi! Col tablet a scegliere lo yogurt. Tutto nuovo. Guarda, dammi. Guarda quanto è stupido. Che ignorante. Ma poi adesso ha imparato alcune cosette del mondo youtubiano. No, allora capito. Cioè, adesso lo voglio dire io, ragazzi, cioè, mille mi piace perché Samuele ha iniziato a fare i video. E 2000 perché sta usando un tablet. Sì, ti ho riordinato una cosa. Ha riordinato. Cioè, ti spiega Ricogna che c'è. Siamo al terzo ordine. L'evoluzione umana. Ciao Darwin. Guarda. Ti mandavo da Bonolis. Guarda che mi bannano, smettila! Senti, ma vuoi fare queste 1000 views raccontando quello che ti è successo oggi o no? Cioè, per favore, dopo con calma raccontiamo. Separata serie, fatemi sbocchettare. Con calma quando siamo in macchina raccontiamo. Cosa stai ordinando? Lui ordina, ma non lo sa che c'è dentro, ordina a caso. Tanto è all you can eat. All you can eat. La borsa larga, se lo mette tutto là dentro. È brutto, stavo via tutto. Sempre se troviamo la macchina. Sempre, è giusto. Tutto ciò, vabbè, io sto vicino a casa mia. Se ma gli potevate dare 50 centesimi, ma non ho capito, ma che busta, 50 io ce l'ho io, dov'è? Come, hai detto che sta ferma, non dargli niente. Io ho detto parla con le signore, voi siete chiappate via, basta, finito il discorso. Salute. Buongiorno. Allora. Buongiorno. Stamattina manco mi sono truccata. Praticamente poi. Ma se mia voglia. Poi ieri non vi abbiamo più raccontato. Praticamente è successo che eravamo a Roma 2
appena arrivati e hanno avuto la brillante idea di rubare il portafoglio a Samuele. Fortunatamente non c'erano documenti tranne la carta d'identità, c'erano i soldi, però non c'era patente, niente di grave, tra virgolette. E quindi stamattina siamo andati a fare la denuncia, ma la questura, cioè, non c'è l'ufficio, l'ufficio è chiuso. E domenica? Domani mattina, perché oggi è domenica. Benissimo. Quindi praticamente niente, tutto rimandato a domattina. Però è una rottura perché, insomma, ti rode un po' il culo, detto proprio papale papale. E però poi, insomma, avete visto che comunque poi ieri sera siamo andati a mangiare con Letizia, quindi alla fine diciamo che abbiamo evitato di pensare. Però poi, insomma, cioè, nel danno, il danno è stato anche meno grave di quello che poteva essere, insomma. Quindi da una parte ci è andata anche bene, però certo ti rode perché ti hanno rubato. La prima e l'ultima volta che io veramente metterò piede in quel centro commerciale, già non mi piaceva all'inizio in generale, non mi piace proprio come centro commerciale. Adesso mi piace ancora meno e non c'entrerò mai più dentro quel centro commerciale, quindi occhio se andate a Roma 2, tenetevi ben strette le cose perché i Casa Monica, i Casa Monica regnano sovrani là dentro, quindi occhio. Siamo tutti qui perché stiamo andando ai giardini, alle giostre, e c'è sta Piccioni. Piccionella. Ci sono i piccioni. Aspetta, mi casca la borsa. Piccioni. È andato sopra. Vuoi dire la tua? Io ho spiegato, però è meglio che. Lasciamo verde. Vuoi dire qualcosa? E che devo dire? Mi sento stuprato. Ma dove sono? È come se entrano in casa. Dove sono? Oh, dove siamo stati l'altra volta? Vabbè, noi adesso andiamo. Andiamo alle giostre come l'altra mattina, solo che stavolta c'è anche Aurora. E andiamo. Ciao! Che cosa? Allora, siamo in macchina e siamo di partenza. Si torna al paesello. E torniamo a casa, ovviamente. Anche perché volevo fermarmi tipo all'IKEA a Porta di Roma. Il problema è che c'è il rischio che troviamo la neve a casa noi. E no, quindi non ci fermiamo. Nevischiava. Cioè, nevischiava. Ieri ha nevicato e ha anche un po' attaccato. Sinceramente il rischio di arrivare su e trovare la neve alta non... Poi io ho le termiche, non le catene. Esatto, quindi che... dobbiamo ritornare senza... Meglio che curare. Senza fare soste, quindi per noi la vacanza di 4 giorni è finita. Con i pro e i contro del caso. Era una vacanza ricordata. La ricorderemo, però insomma non i pro. Ci scorderemo meglio di questa vacanza a Roma. Però dai, no, siamo stati bene, sì, però sì, dai. Siamo stati bene. Sono un po' sfasatello. Siamo un po' stanchi perché comunque siamo sempre stati in giro. E poi non dormendo nel nostro letto. Io non sono stanco. No, io sono troppo riposato. No, io ho un sacco di dolori, ma so che comunque quello dipende dal letto di mia madre perché è più morbido rispetto al mio. Quindi mi è già successo tutte le volte che siamo venuti qua, praticamente mi è successo, sì, a destra. E, scusate la faccia, ma io non mi sono truccata oggi, mi sono proprio rifiutata. Scusate la faccia finalmente al naturale. Falla finita, falla. Beh, oh. La vicina di casa di mia madre mi ha detto che
sono ringiovanita, che non me ne dava più di 25. Io ho detto sì. Magari, gli ho detto, dice, allora fare figli ti ringiovanisce. Io ho detto sì. Fanne uno come il mio figlio, poi ne riparliamo. Mamma mia, signori. Alessandro belli. È stato un disastro. Un disastro. Io non lo so come fanno quelli che partono con 4-5 figli. Sono più, cioè, sono più tranquilli dei nostri. O sono più tranquilli i figli. Oppure io non. Cioè, io veramente sono arrivata. Con Alessandro sono arrivata. Sono arrivata. Comunque, adesso ce ne andiamo a casuccia nostra. Con il nostro cagnolino con che il nostro cagnolone Spank, che sicuramente ci ucciderà perché sono 4 giorni che non ci vede. Coraggio. No vabbè, non pensate che non siamo animalisti, nel senso che in questi 4 giorni c'è chi ci ha pensato, però sì, esatto, i padroni sono sempre i padroni. Non l'abbiamo lasciato solo, insomma, c'erano... Mancherebbe lo lascio solo, davvero trovavo casa smontata. C'era sua madre, suo fratello. Proprio qui, il furgone, dovevi mettere che te possa... Mo aspetta. Sinistra subito. E vabbè, ci vediamo a casetta nostra. Allora, c'è una cosa dei romani, che dei romani, ma in generale un po' di tutti. Ogni volta che fai l'autostrada. Ogni volta che fai allora, degli automobilisti dell'autostrada, c'è una cosa che a Samuele gli dà sui nervi. Il lampeggiatore, cioè, il lampeggiatore seriale. Lo conoscete il lampeggiatore seriale? Guarda davanti. L'appeggiatore seriale, quello che c'ha il ditino molesto, cioè presente, il ditino molesto, che se stanno in corsia sul passo tu vai a 125 e loro stanno a 130 perché vedono che tu stai a più lento, te li vedi da lontano e fanno... È un lampeggiamento isterico, capito? Archette viene subito nervoso, o mi levo, o entro e riesco e gli corro dietro e gli meno. Casello di Orte e la gente suona. E con Celebrity Masterchef, buonanotte, siamo lessi. No. Buonanotte. Io soffrisco come una rosa. Sì, sì. Buonanotte.